l'opportunità che ho avuto è stata davvero grande, che mi ha aiutato su alcune cose della vita a cambiare gli occhi. Spero che davvero molte persone che pensano che il giusto sia sbagliato, che sbagliato sia il giusto, abbiano un'occasione simile per cambiare. Davvero me lo auguro. Marika Bernardo dell'Istituto Comprensivo Sauro Pascoli di Secondigliano è una dei 6 vincitori del premio letterario Attilio Romanò, iniziativa che giunge quest'anno alla 7ª edizione e che il Comune di Napoli, con gli assessorati alla scuola e ai giovani, promuove per rendere omaggio al giovane Attilio, vittima di Camorra nel decennale della sua scomparsa. Per noi è stato davvero bello vedere che tanti ragazzi sia delle scuole medie che delle scuole superiori si siano, come dire, prodigati nel tentativo di dimostrare quella che poi è la Napoli migliore. In tutti i temi infatti è emersa proprio la volontà di un riscatto, la volontà di mettere in evidenza non solo le positività di questa città, ma anche una forte voglia di lavorare tutti insieme per migliorarla. Rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori della città, con lo scopo di avvicinarli al mondo della narrativa e della letteratura attraverso la scrittura creativa, il concorso ha visto in palio 6 borse di studio messe a disposizione dalla Fondazione Polis. Noi lavoriamo attraverso il premio che è stato così fortemente voluto dalla famiglia tutta di Attilio, soprattutto da Maria, sua sorella, insieme al Comune di Napoli, per sottrarre la cosa più preziosa che è la nostra città, che è la cosa alla quale ambisce più fortemente la malavita e la camorra, i giovani. Loro sono coloro i quali dobbiamo dare ogni tipo di sforzo e investimento. È l'unico modo per combattere l'illegalità, perché dato che noi come società adulta non siamo riusciti evidentemente a far passare presso noi stessi il messaggio che conviene vivere nella legalità, conviene soprattutto vivere lontani dalla violenza, allora l'unico modo è partire dai ragazzi, partire dai più piccoli.